ci tengo a sottolineare che siamo contenti perché prima è stata approvata la legge che permette finalmente di fare dei referendum con un voto elettronico, una legge prima firma Movimento 5 Stelle di collega Dario Violi, e quindi siamo molto contenti di questo perché dimostra che siamo una forza politica propositiva. Oltre a questo, oggi in discussione ci sarà questo pomeriggio la possibilità che venga appunto votato eventualmente un referendum consultivo nel quale si vorrebbe chiedere e avere più risorse e competenze per la regione. Noi crediamo che quindi questo percorso debba avvenire attraverso quello che ci dice la Costituzione e attraverso l'articolo 116,3 della Costituzione, che è il percorso tracciato, scritto nella Costituzione e quindi costituzionalmente legittimo. E crediamo che questa decisione debba essere presa non insieme a Maroni, non insieme a questa maggioranza, ma debba essere presa insieme ai cittadini lombardi. E quindi noi, con il referendum, questo vogliamo fare. Vogliamo dare, e questo è il senso, il simbolo di questo, anche questo gadget che abbiamo distribuito, vogliamo consegnare, dare simbolicamente, ma anche fattivamente, le chiavi della Lombardia ai cittadini lombardi. Stiamo facendo un lavoro serio per limitare i costi e per poter chiamare i cittadini a scegliere su temi importanti più volte all'anno, l'ho detto anche prima in aula, e per noi è fondamentale, vuol dire andare nella direzione opposta di quella che sta prendendo Renzi. Silenzio decide che va centrato tutto a Roma, che fondamentalmente aumentano da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per le proposte di legge dei cittadini. Decide che non devono essere vincolanti, quindi uno si organizza a fare una proposta di legge, raccoglie 150.000 firme e poi non sono più vincolanti, il Parlamento può sbattersene di quello che chiedono i cittadini. Noi stiamo dando una direzione contraria. Stiamo dicendo, noi vogliamo chiedere ai cittadini, mettiamo in campo un metodo che è nuovo, è innovativo, e l'abbiamo fatto seriamente, non è una bandierina che noi vogliamo mettere, perché noi stiamo girando le ambasciate di tutti quei paesi che già lo fanno da 15-20 anni. Gli Stati Uniti, il Brasile, l'Australia, quindi sono cose serie, non sono le bandierine, non sono lo statuto speciale, ma il voto elettronico è una cosa seria, tant'è che non abbiamo mai parlato di voto online, ma abbiamo parlato di voto elettronico con un allestimento dei seggi. Chi oggi grida allo scandalo è la stessa forza politica che aveva preso degli impegni in campagna elettorale sugli stipendi, qui in Lombardia, non chissà dove, qui. È appena entrato la legge 3 2013, l'ha votata con Maroni, quindi non Stampella, ma partito unico, direi, per tenersi i loro privilegi, con i loro stipendi. Chi viene a parlare di sprechi con noi forse dovrebbe prima sciacquarsi la bocca. E faccio un altro esempio. Noi abbiamo un'autostrada in Regione Lombardia, che oltre ad essere una follia progettuale, doveva non costare niente alle casse pubbliche, come la prevedi, questo famoso project financing, no? Che dovrebbe risolvere tutti i problemi. Bene, in Regione Lombardia sono appena stati stanziati 60 milioni in 3 anni per coprire i buchi di quell'autostrada. E il governo, che è PD, poi magari mi sbaglio, sarà di futura senza partiti, che non so, partiti della nazione, ne ha stanziati mi pare 300. Noi ce l'avamo nel programma elettorale e al contrario degli altri, quando entriamo nelle istituzioni, non cambiamo idea. Abbiamo preso un impegno con i cittadini e lo portiamo avanti.